Professore Fontana, oggi questo incontro con il cardinale Montenegro, prendendo spunto dal suo libro che è stato oggetto di discussione in queste settimane, quale obiettivo si vuole raggiungere? L'obiettivo è quello di parlare, come dice la tematica, dei diritti dell'uomo in termini concreti, perché poi parliamo anche di cittadinanza globale, chiaramente come abbiamo avuto modo di parlare in un'intervista che ricorderai nella tua redazione, è una specie di benchmark, di obiettivo di processo per l'appunto. Raggiungere l'obiettivo di cittadinanza mondiale bisogna prima passare per la cittadinanza europea che è di là da venire. Però ecco, è un modo di parlare con il cardinale che è occupato in prima persona in questo tipo di impegno davanti ai ragazzi di cose concrete, quali sono l'accoglienza, i migranti, e consentire ai ragazzi di avere un'idea aperta, di fratellanza, di accoglienza verso quelli che vengono da altre parti del mondo e non di chiusura come spesso capita in giro per l'Europa e anche in Italia. Ecco, infatti il tema dell'immigrazione è un tema abbastanza caldo, molto discusso e molto contrariato. Pensa che da questo incontro possa uscire qualche indicazione utile? Sì, sicuramente, lo ripeto, stiamo parlando di cittadinanza. Non voglio anticipare quello che dirò nell'introduzione, però posso accennarlo. Noi parleremo di che cosa, cos'è ovviamente i diritti dell'uomo e come e chi. Ovviamente nel momento in cui, ripeto, non si è stati in grado finora di fare una Costituzione europea, le Costituzioni, come si sa, sono quelle leggi, quelle norme che da condividere come principi generali, come si fa a parlare di cittadinanza mondiale? Però, ripeto, di fronte all'Ungheria, tanto per fare un nome, che costruisce muri anche se fatti di reticolati, l'Italia, a mio modo di vedere, deve continuare ad accogliere, anche perché noi siamo la porta dell'Europa. La provincia di Agrigento con Lampedusa e non solo con Lampedusa guarda l'Africa, come la Grecia per altro verso guarda l'Asia Minore. Come fai a girarti dall'altra parte e a chiudere la porta, insomma? È chiaro che c'è bisogno di una regolamentazione, non è che tutti quelli che arrivano si possono accogliere. Ma in ogni caso c'è anche un problema che riguarda il fatto di andare lì e dar loro una mano per risolvere i loro problemi. Credo che si mette in gioco proprio il significato dell'essere giovani. Il giovane è colui che va controcorrente, è colui che sogna cose diverse e credo che accogliere oggi come oggi in questa situazione sta diventando un sogno però realizzabile. E se il giovane si rende conto del valore della sua vita e della preziosità della sua vita, senz'altro si renderà conto che anche la vita degli altri è preziosa. E allora se scopre questo, l'accoglienza diventa spontanea. L'accoglienza è sinonimo di diritto. Ma questo è chiaro, ogni uomo ha bisogno di vedere rispettati i suoi diritti. Come io lotto perché i miei diritti sono rispettati, voglio una vita dignitosa, anche gli altri ce l'hanno. L'accoglienza è mettersi insieme a camminare per ottenere quello che è giusto. Quando lei era giovane, cosa pensava dei ragazzi, magari che vedeva di un altro colore? Ma nei miei tempi, quando ero giovane, questo problema non è che fosse così forte, no? L'ho affrontato da adulto e da adulto ragionando e anche come credente, ho detto quello che io voglio per me, perché gli altri non devono richiederlo? E allora là è incominciata questa attenzione e preoccupazione al mondo di chi viene da lontano. Ecco, Don Franco, il 3 di ottobre, l'anniversario di questa strage nel Mediterraneo che forse ha smosso le coscienze. Sì, ha smosso le coscienze, però le stragi stanno continuando e se il tempo si deve misurare con tanti morti è un orologio terribile. Forse bisogna trovare, e qua l'Unione Europea dovrebbe trovare il coraggio di affrontare questo problema e di non fare come lo struzzo. Mentre altre nazioni europee ergono muri contro l'immigrazione, l'Italia e la Grecia soprattutto continuano ad essere accoglienti. E questo credo che sia un bel segno, ci fa onore. Non so se faccio onore a chi fa delle scelte diverse, quindi ognuno dovrebbe interrogarsi. Se c'è questa situazione, è una situazione di ingiustizia nel mondo. Solo quando le cose si mettono a pari finirà l'immigrazione.